Benvenuti amici di smartworld.it, oggi ho con me la Switch Alpha 12. Come forse potete già intuire dal form factor, si tratta di un'altra risposta al Surface di Microsoft che presenta alcuni buoni spunti o alcune buone idee, come per esempio questa penna qui nell'asola sulla tastiera, questa è veramente una sottigliezza, e anche forse qualche piccolo punto debole che adesso andiamo subito a vedere. Allora, Acer Switch Alpha 12 è un bel tablet convertibile, 12 pollici ovviamente, risoluzione 2160x1440, un pochino più del Full HD, un pochino meno del QHD, una via di mezzo su un bello schermo lucido che ha una buona luminosità, non elevatissima se devo essere sincera, dei colori abbastanza accesi anche se i neri potrebbero essere più profondi e dei buoni angoli di visione, anche se i riflessi che lo schermo lucido riesce a catturare potrebbero compromettere un pochino appunto la visione più angolata. Quindi, insomma, nel complesso uno schermo sì bello, ma come avete sentito anche con diversi anche o piccole, diciamo, osservazioni da fare. Al di là di quello, diamo comunque un'occhiata intanto alla scocca. Non vi ho detto che sul retro c'è questo bel metallo zigrinato e che in basso abbiamo questo kickstand che si stacca, diciamo, dalla parte inferiore. Non è come su quello del Surface che si stacca un po' tutto la scocca del tablet, con questa parte gommata che assicura un migliore grip sulla scrivania. Ha però un piccolo difetto, ovvero che quando le inclinate oltre un certo limite, la parte gommata non va più a poggiare sul tavolo, finisce per poggiarci invece quella metallica laterale, e quindi il grip va completamente perso, anzi diventa piuttosto scivoloso. Lateralmente abbiamo sempre una buona dose di porte di comunicazione, come da tradizione di Acer, sul fianco destro jack audio, porta USB 3.0, USB Type-C, la porta per l'alimentazione, e nascosta sotto il kickstand abbiamo anche una micro SD. Dall'altro lato invece troviamo i più classici pulsanti di Windows, da quello per l'accensione al bilanciere per il volume al pulsante appunto di Windows vero e proprio, e niente che si nasconda sotto al kickstand in questo caso. Costruzione quindi piuttosto elegante, con questi appunto riflessi metallici sul lato posteriore. Il kickstand devo dire che non mi dispiace in questa, diciamo, edizione gommata, anche pur con i difetti che ho detto prima. Un difetto ulteriore è il fatto che, essendo un po' bombato appunto il retro del tablet nella parte inferiore, quando lo andate ad appoggiare su una scrivania sul dorso, questo verrà lievemente inclinato in avanti. Non è una cosa, diciamo, ultra pronunciata, ma comunque è abbastanza sensibile, un pochino, diciamo, la si nota. Per fortuna c'è comunque la tastiera dock, se così la possiamo chiamare, una tastiera che, come quella del Surface, ha due posizioni, una agganciata magneticamente al bordo dello schermo e l'altra invece è rilassata. Devo dire che, contrariamente a quello che succede di solito, mi è piaciuto di più scrivere con la tastiera appoggiata al bordo dello schermo. Risulta abbastanza solida, ovviamente non solidissima come una normale tastiera rigida, ma comunque abbastanza solida, mentre invece quando la tenete appoggiata, completamente sdraiata sulla scrivania, è più ballerina perché non appoggia in maniera, diciamo, del tutto uniforme il lato destro, nel mio caso, ma non è detto che sia uguale per tutti, era un po' più ballerino, si sente nella scrittura più appunto che quando la utilizzate agganciata al monitor. Per il resto è una tastiera con tasti ad isola, retroilluminata con un solo livello di retroilluminazione, ovvero acceso oppure spento, abbastanza efficace, anche se comunque non si vede benissimo. Durante il giorno potrebbe capitarvi di non accorgervi che è accesa la retroilluminazione, in caso buio sicuramente la vedete decisamente meglio. Touchpad abbastanza piccolo come in quasi tutte le tastiere di questo tipo, non troppo rigido, abbastanza scorrevole, tutto sommato commisurato, diciamo, un po' alla tastiera stessa, che nel complesso sia tastiera che touchpad si difendono bene, anche se, come abbiamo appunto visto, hanno i loro ma. L'aspetto forse più convincente di questo Switch Alpha 12 sono le prestazioni. Prestazioni che non sono, diciamo, da tablet, ma sono da Ultrabook. Ultrabook di fascia, devo dire, anche piuttosto buona. Il modello da noi provato monta un i5 6200U con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, che nel complesso riescono a garantire delle performance, devo dire, ottimali, bene o male, in ogni situazione. Sicuramente non avrete problemi nelle operazioni da ufficio, ma nemmeno anche in quelle un pochino più complesse come fotoritocco o anche montaggi video. Mi sono tolto anche qualche sfizio giocando e devo dire che anche da quel punto di vista lì,
Switch 12, Switch Alpha 12 mi ha stupito, niente ovviamente di eccezionale, non parliamo di una scheda video dedicata, ma si difende comunque molto molto bene, non ci sono stati scatti nei giochi più semplici e anche in quelli moderni 3D un pochino più elaborati, scendendo a qualche compromesso grafico, si riesce a giocarci tutto sommato piuttosto bene. E la cosa vantaggiosa è che comunque le temperature restano anche abbastanza contenute, perché anche sotto stress sui core non si superano di molto i 60 gradi e sulla superficie del tablet si va di poco oltre i 38, a volte anche 40 gradi, ma comunque non di più, soprattutto sul retro, un pochino di meno sulla parte davanti, quella appunto touch, dove andrete anche eventualmente a posare le dita. Quindi è una cosa, diciamo, positiva che Acer sia riuscita a contenere così tanto bene le temperature in una macchina fanless, tra l'altro. Questo grazie a un meccanismo di raffreddamento al liquido, anche se in realtà forse la dicitura è un po' eccessiva, che garantisce però appunto una buona dissipazione termica, evita senz'altro il throttling e garantisce delle prestazioni costanti in ogni situazione. Quindi devo dire che appunto dal punto di vista lavorativo, computazionale, nel senso per quanto riguarda proprio le prestazioni grezze, ottime performance di questo Switch Alpha 12, che è al pari senz'altro con tutti gli altri convertibili, ma riesce a fare meglio anche di molti ultrabook moderni. Accusa un po' il colpo nel fattore autonomia, autonomia che ovviamente dovendo confidare solo su una batteria presente sul tablet, non sulla tastiera, si assesta nei momenti di stress anche a meno di 2 ore. Con invece, per esempio, una lettura leggerissima e luminosità ridotta al 50%, arriverete anche a 7. La realtà è che nell'utilizzo quotidiano farete 4-5 ore a seconda appunto di quanto andrete a stressarlo. Ripeto, se si tratta di utilizzo però intenso, ovvero gaming o anche altre operazioni che tengono sempre attiva la CPU, scenderete senz'altro intorno alle 2 ore, ma anche meno. Nei momenti veramente più di uso, veramente stress benchmark, sono arrivato a poco più di 1 ora e mezzo. Quindi tenete conto che in ogni caso avrete bisogno di un alimentatore, probabilmente per portarvelo dietro tutto il giorno, alimentatore che per fortuna è abbastanza piccolo e leggero. Una cosa che invece mi ha un po' deluso è la penna in dotazione. Bene, il fatto che ci sia questa asola nella tastiera che evidenziavo fin dall'inizio per riporla, sembra una piccolezza, ma in realtà pochi altri dispositivi di questo tipo la adottano e molto spesso queste penne si finisce per riporle in qualche tasca, borsa, lì per lì non ci si ricorda dove sono finite o addirittura ce le scordiamo proprio da qualche parte. E invece quindi è bene che ci sia un aggancio che non sia solo magnetico, ovvero che si può sganciare facilmente, quindi bene da questo punto di vista. Però è una piccolezza, piccolezza rispetto al fatto che la penna non mi è sembrata troppo precisa. Se tendete ad usarla appunto come una penna, ovvero a scriverci un pochino inclinati, il punto di contatto non è esattamente quello su cui va a appoggiare la punta della penna. Spesso capita che si possa perdere qualche cosa, mi è sembrato che non fosse sempre preciso il riconoscimento del polso, del palmo della mano, diciamo, appoggiato sullo schermo e che a volte lui andasse ad interpretare come tocco quello del palmo della mano e non quello della penna, con conseguente appunto perdita di caratteri scritti. E in linea generale comunque non mi è sembrata appunto così precisa come altre penne provate in altri portatili, primo fra tutti il Surface, ma anche il recente MateBook di Huawei, che aveva una penna, devo dire, decisamente superiore a quella impiegata da Acer in questo Switch Alpha 12. Peccato perché comunque il pennino è sempre un componente piuttosto importante di questi dispositivi, soprattutto per chi li va a acquistare, spesso lo fa proprio con la consapevolezza di voler utilizzare una penna per sostituire appunto evidenziatori, lapis, eccetera, e prendere appunti o studiare direttamente sul proprio tablet. Nota finale sul prezzo, 899 € di listino per la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di SSD, tastiera inclusa, non sono proprio pochissimi, un po' meno diciamo della concorrenza più blasonata, ma comunque nemmeno poi più di tanto. Per fortuna online, per esempio anche su Amazon, già si trovano offerte considerevolmente più basse che riescono a togliere anche più di 100 € al prezzo di listino di Acer e che quindi rendono questo Switch Alpha 12 decisamente più appetibile. Ci sono comunque varie configurazioni hardware disponibili, le trovate tutte come sempre nella recensione completa su smartworld.it e a questo punto vi ricordo che se il video vi fosse piaciuto vi sarei molto grato se decideste di fare un più uno qua sotto e di condividerlo con i vostri amici. Noi ci sentiamo come sempre alla prossima recensione con Switch Alpha 12 è tutto. Trovate ulteriori foto, sample, ci sono anche fotocamere, non le ho parlato fino ad ora anche perché non sono particolarmente degno di nota, ma comunque trovate sempre tutto quanto nella recensione completa su smartworld.it. Un saluto da Nicola Ligas.